Cari amici telespettatori italiani in Sud Australia, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del primo canale televisivo italiano in Sud Australia, Tele 1. Il programma è reso possibile dalla creazione di ACE TV, il canale televisivo comunitario che trasmette sulla banda UHF 31. I programmi di Tele 1 sono indirizzati esclusivamente agli italiani e agli amici dell'Italia, un pubblico numericamente equivalente alla popolazione di città come Torre del Greco, Monza o Rimini. E a proposito di Rimini, è proprio da questa cittadina adriatica che venne il primo italiano in Sud Australia, l'ormai famoso Antonio Giannoni, che nel 1839 arrivò nel nostro Stato. La Società Storica Italiana ne ha recentemente restaurato la tomba ed ha curato la posa del monumento a Giannoni ad Osmond Terrace nel quartiere di Norwood, di cui Peter Giannoni, il figlio di Antonio, diventò sindaco nel 1920. E vorrei dare adesso a tutti i presenti i saluti più cari del sindaco e della città di Rimini. Qui va da parte nostra un ringraziamento di cuore per una generosità che è stata determinante nello spingere pochi volenteriosi ed entusiasti lungo il non facile cammino che ha portato lo splendido restauro della tomba di Antonio Giannoni e dal bellissimo busto che, non senza emozione, scopriremo idealmente tutti insieme, Rimini e Norwood, l'Italia ed il Sud Australia fra pochi istanti. Ma prima di cedere la parola, consentitemi anche di porgervi i saluti del nuovo ambasciatore d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Marcello Spatafora, che è arrivato da appena una settimana a Canberra e che mi ha chiesto, nel rappresentarlo, di porgere i suoi auguri più sinceri di buon lavoro e di serenità in attesa di potervi conoscere personalmente al più presto nel corso di una prima visita ufficiale. Thank you very much. A 155 anni dall'arrivo del primo italiano, appunto Antonio Giannoni, come abbiamo detto, la comunità italiana si presenta ben inserita nel tessuto socio-economico del Sud Australia, diversificata e multiforme. Il contributo degli italiani allo sviluppo sociale, culturale ed economico di questo Stato è stato riconosciuto pubblicamente da tutte le forze politiche. L'arrivo del canale televisivo Tele 1 al servizio degli italiani del Sud Australia e degli amici dell'Italia rappresenta il naturale sviluppo degli organi di informazione della comunità italiana, affiancandosi all'ottimo lavoro realizzato nel corso degli anni da Radio Italiana, dal Globo e dalla Fiamma. Tele 1 è il canale televisivo italiano del Sud Australia. Decine di migliaia di telespettatori riceveranno gratuitamente nelle loro case le trasmissioni regolarmente e senza bisogno di apparecchiature particolari. Basterà semplicemente sintonizzarsi sul canale 31 subito dopo l'SBS. Telegiornale, cronache locali, festival, avvenimenti sportivi, cerimonie religiose, arrivi dall'Italia, conferenze, seminari, convegni, ma anche programmi speciali di cucina e di giardinaggio saranno trasmessi regolarmente a decine di migliaia di telespettatori. Tele 1 è la stazione televisiva degli italiani in Sud Australia
è una stazione comunitaria e quindi appartiene a tutti noi. Ha bisogno dell'aiuto, dell'appoggio e del contributo di noi tutti. Club, associazioni, famiglie, individui o aziende commerciali possono contribuire al successo di Tele1 diventando membri, sponsors o inserzionisti pubblicitari. È nata Tele1, inizia così una nuova era di comunicazioni televisivi per gli italiani del Sud Australia. Dalle 7.30 alle 8.30, tutte le sere, da lunedì a venerdì, potrete ricevere il telegiornale dall'Italia e mezz'ora di cronache locali. Buona visione, auguri a Tele1 e a tutta la nostra comunità italiana. Il gruppo folcloristico dell'Associazione San Nicola vi presenterà il famoso ballo della taccarata. Avvicinarsi, venite avanti, altrimenti da lontano non si vede, bisogna essere vicino. Are you ready? On your marks. Andiamo. Come parte del nostro pensiero della settimana, abbiamo il piacere di dare il benvenuto qui in studio questa mattina a Sua Eccellenza Monsignor Antonio Ciliberti, Vescovo di Locri Gerace, e Sua Eccellenza è qui in Adelaide per la preparazione e la festa di Sant'Ilarione, patrono di Caolonia, in visita pure ai suoi condiocesani. Quindi benvenuto Eccellenza. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, Eccellenza, dopo 10 giorni ormai dall'arrivo in Australia, sta respirando aria australiana, ormai possiamo forse permetterci di chiedere a Sua Eccellenza di esprimere forse un'impressione, ecco, su questo paese che lei visita per la prima volta, Eccellenza. Sì, è la prima volta che io sono venuto in Australia, naturalmente chiamato qui da questo impegno pastorale per dedicare anche il mio tempo a servire i nostri emigrati che sono in questa terra. Naturalmente in questi 10 giorni circa io ho potuto fare delle bellissime esperienze che esprimo così in sintesi e con semplicità. Precedentemente sono stato a Sydney, adesso sono qui ad Adelaide. Nell'una e nell'altra città ho avuto incontri con tante personalità che sono rappresentative del mondo culturale, del mondo sociale, del mondo amministrativo e anche politico.
ma soprattutto ho avuto incontro anche con le personalità che sono impegnate nella vita della Chiesa, come il cardinale di Sydney, l'arcivescovo di Adelaide ed altri anche prelati della comunità. Le impressioni quali sono? Sostanzialmente ho trovato un paese democratico, civile, aperto ai bisogni e alle necessità pluriculturali, verso cui è predisposto con la sua organizzazione abbastanza efficiente a dare una risposta esauriente ai problemi in situazione dell'uomo. I'm very, very happy to see so many people here this evening, and I trust that this is going to be a forerunner of other council meetings where the community is going to be taking a much greater interest in what is happening. Vorrei a questo punto anche dire qualche parola in italiano, perché per me questo è un momento molto significativo, non solo per me, ma penso anche per tutta la comunità italiana e anche tutti coloro che non fanno parte della comunità anglosassone, perché essendo stata eletta sindaco di Norwood, penso che questo possa dare coraggio anche ad altre persone per presentarsi a far parte delle strutture governative. As most people would know, there are many Italian and Italo-Australian organizations in Adelaide. In 1978, the then Italian consul had the idea of forming an umbrella organization for all of them. All of the different aspects of the Coordinating Italian Committee are very important in the general Australian community, be they welfare, cultural, or educational. The Coordinating Italian Committee is, to all intents and purposes, a mainstream organization. Di emigranti. Quanti anni fa siete venuti qui? 15, 20, 30 anni fa. Quanto cammino avete fatto? Quante sofferenze avete sopportato? Quante difficoltà avete incontrato? Non avevano fiducia in voi, non vi volevano vedere, vi guardavano di malocchio. Poi invece vi hanno accettato, vi hanno fatto spazio, vi siete fatti conoscere, vi siete fatti voler bene. E siete arrivati a questo punto, quanto cammino, altro che una processione. È stato veramente un cammino che vi è costato anni, vita, sangue, salute. Siete arrivati ormai ad essere anziani, capelli bianchi, oppure capelli per niente. E avete speso una vita per arrivare dove siete. Oggi è un giorno di grande gioia e onore avere qui tra noi, anche se per poco tempo, il Patriarca di Venezia. La data di oggi sarà per il club e noi tutti una data storica, indimenticabile. Il ricordo della visita di Sua Eminenza rimarrà incisa sui nostri cuori e sulle mura di questo club edificato con il sudore
di emigranti soci veneti e non veneti. Ora vorrei chiedere a Sua Eminenza Cardinale Che se ci fa l'onore di scoprire una placca scritta in commemorazione della sua visita al Veneto Club di Adelaide e a tutta la comunità italiana del Sud Australia. Questo sarà un ricordo perenne per noi tutti e per i nostri posteri. Eminenza, ci vuole fare l'onore di scoprire questa placca. La placca dice: testimonianza ai posteri, visita indimenticabile, Sua Eminenza Marco Che, Patriarca di Venezia. Signor Presidente, signor Console, signor Senatore, amici tutti, vorrei innanzitutto ringraziarvi per la vostra accoglienza affettuosa da fratelli che accolgono un fratello. Questa volta sono io che vengo da lontano. Sono venuto per portare a tutti gli italiani la solidarietà, la considerazione, il ricordo dei vostri amici della vostra patria lontana, dove voi avete le vostre radici. Sono venuto in modo particolare per rendere testimonianza alla forza d'animo con cui i vostri vecchi, forse qualcuno è qui presente, nei giorni della fatica del dopoguerra hanno lasciato la loro patria per poter dare a voi e ai vostri figli un futuro migliore. Io questa sera vorrei proprio inchinarmi dinanzi a coloro che sono venuti qui nella fatica, nella sofferenza, sorretti soltanto dalla loro fede cristiana, dal loro amore alla famiglia e dalla forza d'animo con cui non si sono arresi di fronte alle difficoltà, ma hanno lottato nella speranza. Vorrei consegnarveli perché voi a vostra volta li diate ai vostri figli per la vostra gioia, ma anche per la speranza di questo paese. Siamo voluto invitarvi qui in questo locale perché qui ha iniziato che ci voleva un canale televisivo italiano, ci voleva qualche cosa che voi potevate tutti vedere dalle vostre case. È stato lo spirito, l'anima di quest'uomo. Fatelo conoscere di nuovo. Dominic Minorchi, vieni avanti. Ci domandiamo se vi dà un saluto. Grazie Giovanni, grazie a tutti per aver preso parte stasera. Io sono così contento, non lo potete neanche immaginare. È da 10 anni o più che ogni volta che facevo qualche filmato pensavo che un domani lo potevo fare vedere alla comunità. Eccolo, stasera è successo. Grazie a voi per essere venuti qua. Signori, ancora una volta per Dominic Minorchio. Speriamo che ancora c'è tanta volontà per la nostra comunità. E ora da una persona a un'altra persona che da tanti anni si occupa della nostra comunità, qui con la radio italiano, il presidente della radio Luigi Penna. Grazie Giovanni.
Voglio dare il benvenuto al console d'Italia, dottor Acciarella, il presidente della Camera del Commercio e del Comites, Paolo Romatares, l'onorevole del Parlamento dello Stato, signore George Calzi, Joe Rossi e John Hall. Fra poco spero si uniranno a noi quelli del Senato, Julian Stefani e Mario Filippa. Signori e signori, l'anno prossimo farà 20 anni di Radio Italiana. In marzo 1975 Radio Italiana nacque da un gruppo di persone studenti di lingua italiana all'Università di Adelaide. Da lì a questo punto, quasi 20 anni dopo, cercheremo di fare il passo dalla radio alla televisione, ma la radio resterà con voi. La radio, dalla prima ora di trasmissione nel marzo del 75, è arrivata adesso dove ha 15 ore di trasmissione per settimana. E come ben sapete, voi siete sempre con noi a qualunque appello. Naturalmente noi ci forzeremo a far tutto, però senza di voi non possiamo far niente. Se la radio costa per 16 ore $30,000 all'anno per trasmettere, la televisione costa molto in più, molto molto in più. Se per trasmettere 16 ne costa 30, la televisione per trasmettere 5 vi costerà 70. Però non è che noi facciamo indietro, noi vogliamo coinvolgere a tutti voi. Come sempre, voi e tutta la comunità italiana ha sempre risposto al nostro appello. Quando noi siamo andati al Tribunale, infatti quello del Presidente del Tribunale ha commentato come mai Radio Italiana è riuscita a portare tutti i rappresentanti della comunità italiana in salone per dar testimonianza a favore della radio. C'era una risposta sola. Perché la radio è per gli italiani e gli italiani la vuole. Adesso possiamo dire la radio e televisione è per gli italiani perché gli italiani lo vogliono. E solo così insieme possiamo portarvi ancora un'altra cosa, la TV. È gratis, voi potete riceverle su quelle che avete adesso. Infatti, se non avete già provato, dalle 5 alle 10 di sera, ogni sera, ci sono le trasmissioni Canale 31. Trasmettente è tutto il giorno, cioè potete prendere anche durante il giorno, però non ci sono programmi veri e propri, è solo il segnale. Ma se provate a aggiustare, dopo la SPS, come diceva Paolo Nocella nella presentazione, troverete sulla vostra televisione che avete adesso il Canale 31. È inutile a dirvi il passato. La radio è stato quello che è stato e sarà quel che sarà. Senza la radio e televisione devono essere insieme, lavorare insieme, portarvi a voi i programmi che voi volete e i programmi che voi ci aspettate di prendere e dare a voi. Vorrei anche dire che, e voglio sperare, che i nostri film che daremo sono meglio di quelle della SPS fatte nel 1930 e prima. I film attuali è molto raro di vederli sulla SPS. Speriamo di portarvi i film da Italia attuali. Si spera in tante cose. Voi dovete avere la pazienza di restare con noi. E io vi prego e vi ringrazio a tutti per la vostra presenza qui stasera, e non solo di quello, perché sono sicuro che voi sarete presenti sempre come siete stati nel passato. Però ne sono sicuro che resterete con noi e dovete avere la pazienza di restare ancora con noi perché non siamo in onda.
e ci vuole ancora un po' di tempo per andare in onda. La radio vi dirà, i giornali vi diranno, il Globo, la Fiamma, quelle che voi potete prendere e leggere in lingua italiana, vi diranno quando noi inizieremo e ci sarà una forte pubblicità. Cercheremo, se è possibile, di radunarvi di nuovo per dirvelo e farvi vedere a voi la prima trasmissione. Non tutto è possibile. Anche per radunare voi qui questa sera costa soldi. Con questo non voglio dire incominciate a prendere un dollaro ciascuno e mettetelo. Vi vogliamo più, molto più di un dollaro quando il tempo arriva. E le radio ci vuole soldi, la televisione ci vuole doppio soldi. E cosa è un fatto, non c'è altro da fare. Comunque, da parte mia, come presidente della Radio Italiana, vi ringrazio a voi tutti di aver soccorso a noi e spero che continuerete a darci il vostro appoggio. Vi invito a darcelo. Se permettete un minuto, rivolgo qualche parola in inglese a coloro che non capiscono la lingua italiana. Our resources are limited. They are limited by all the resources, including money. To this, I would sincerely ask those parliamentarians present, I know that they personally can't do much about it, but certainly the federal government and the local government can do something about it. This is a community. We are part of the community. We deserve to be treated as part of the arts and culture of every other South Australian. We have chosen to be here. We have chosen to keep our culture as well as adapt to the present culture in here, in South Australia and the whole of Australia. We have become, and we are proud to say, we are part of the public of South Australia. And we hope to be treated so by the federal government and by the state government. We are not second-class citizens. We all pay our tax. We all have come here and worked hard for what we have. And we will now like to have television as well as radio. And I think that if there's money available, and I know there is for the arts, for there should be arts and culture the same as television. We do arts. We do maintain culture. And I think that South Australia and Australia, for that matter, has been all the better, not just for the Italians, but for every community that has come to Australia, has brought that little bit and has contributed that little bit to make up a whole new culture of Australia. To that end, I would urge to whatever possibility they have, our local members here, and to talk to their colleagues and say, what about the Radio Italiana and what about television? The Radio Italiana new television station. They need assistance. You don't want to give it to the person, give it to the station. We don't care. For as long as the station stays on air, we can stay on air. And for us to stay on air, we need money. We didn't bring you here to beg from you. We welcome anything you give us. But we did bring you here because you have always backed us, and we are sure that you always will. As a community, you've given the radio every assistance we possibly could. The president of the tribunal went at the hearing and said, how did you manage to get all these people, presidents of various associations, to come here and give it evidence on your behalf? And then my reply was, when in need, we are united. We always will be united. We have our own thoughts, go our own way. But if need is there, we will unite and we will do what we set out to do. With that, I thank you very much for coming once again and for listening to me once again. I hope that maybe we will still be together in the future for a long time to come. Thank you very much.
Signori, ancora un applauso per Luigi Penna, forza. Voglio chiamare una persona che voi tutti conoscete, il nostro console, dottore Azzarello. Il cavaliere John Di Fede, l'onorevole senatore Feleppa, l'onorevole John Hall, l'onorevole Joe Rossi, l'onorevole Joe Scalzi, senatore Stefani in aereo, i membri del comitato della radiotelevisione italiana del Sud Australia, distinti ospiti, signore e signori. Io ovviamente devo innanzitutto congratularmi per il lavoro che è stato già fatto. So che Dominic Minorchio sono anni e anni che lavora su questo programma. Quando fui invitato qualche mese fa a una riunione, la prima e l'ultima a cui partecipai volutamente, perché insomma il mio ruolo non è quello, a una riunione del comitato che stava predisponendo i piani e guardando un po' la televisione, devo dire che dal mio punto di vista osservai subito che la televisione oggi è lo strumento più potente che esiste come diffusione di notizie, come penetrazione da tutti i punti di vista nella società. Il fatto che la comunità italo-sudaustraliana possa usufruire di alcune ore di programmi su una televisione comunitaria può rappresentare uno strumento promozionale della comunità, al di là dello strumento promozionale della cultura, della lingua, dei rapporti economici, scientifici e di tutto quello che vogliamo, ma uno strumento promozionale comunitario enorme. Certo, bisogna vedere come viene usato questo strumento. Io quindi, nel congratularmi per l'iniziativa, che tendenzialmente ovviamente appoggio in pieno, come una cosa splendida, e mi auguro che si concretizzi e che le ore non siano soltanto una al giorno per 5 giorni, vorrei però, sento il dovere di farlo, ricordarvi che la televisione utilizzata per quelle ore dalla comunità, quelle ore saranno l'immagine della comunità. Cioè la comunità si propone alla Sud Australia, a tutti. Deve quindi fare bella figura. Va quindi usato bene. Va usata come la televisione, come un elemento aggregatore della comunità, non come un elemento disgregatore. Tutti quelli che lavorano in questa televisione devono ricordarsi che loro non rappresentano se stessi, ma rappresentano la comunità. E che se si accende la televisione, chiunque sia, e il programma non è decente, non è decente l'immagine della comunità. Tutto questo per dire che avete in mano voi, state tranquilli, io l'anno prossimo me ne vado, quello è per forza me ne devo andare. Voi avete in mano uno strumento che è una meraviglia. Sono sicuro che tutta la comunità appoggerà l'iniziativa. L'iniziativa va appoggiata perché per la prima volta la comunità ha in mano questo strumento, uno strumento di una potenza incalcolabile come vostra promozione. Siete voi che vivete qua, il futuro è vostro e siete voi che dovete dando spazio a tutti. C'è spazio per tutti in comunità, per tutti, nessuno escluso. L'importante è saper procedere, ognuno nel suo verso, e tutti salgono. Perché in fondo per la comunità è importante che tutti salgano. Per quanto mi riguarda, io ho già fatto delle richieste in Italia. Voi sapete, l'Italia è un paese
geniale, turbolento, in cambiamento. Mi auguro che qualcuno mi risponda, ma io penso che qualcuno risponderà. Posso comunque garantirvi che già ad agosto, io ora vado in vacanza, un certo numero di ore di alcuni programmi la televisione li avrà a disposizione. Poco, però iniziamo con quello da parte mia, e io rappresento il governo italiano, punto e basta. Tutto quello che io posso fare, ovviamente lo farò, continuerò a farlo, sempre nei limiti di vedere lo strumento utilizzato per la comunità, nessuno escluso, avendo sempre in mente che questo strumento della televisione si deve porre al di sopra delle parti. Questo è importante, che non si sentano in giro, è uno strumento di questo, è uno strumento per quell'altro. C'è spazio per tutti, ci deve essere spazio per tutti. In quel modo la comunità manterrà la sua compattezza, perché la comunità, italo-sud-australiana, and I should say it in English, but so, the South Australian community of Italian origin, so that's the perfect diction of the phrase, but there are also a lot of Italians, not only South Australians of Italian origin, is the biggest, the strongest, I won't say the best just because I'm the consul of Italy, of the, let's say, the communities not of Anglo-Celtic background. I know that the word ethnic, not everybody enjoys it, because the Italo-South Australian community feels, first of all, Australian, and is proud of its Italian origin. Thank you. La comunità italiana in Sud Australia negli ultimi anni non ha avuto paura di fare dei grossi sforzi, delle grosse cose che tanti non ci credevano che si potevano fare. Quando Dominic Minocchio mi ha chiesto di questa televisione, quando l'ha saputo la mia famiglia che ancora voleva rientrare dentro un altro comitato che faccio parte chissà quantene, dice: ma noi ti ammazziamo, non basta. Però non si poteva lasciare qualche cosa che lui ogni volta, ogni sera che veniva qui, stava sempre nell'orecchio. Giovanni, la televisione è importante. Con chiunque parlavamo, che era molto molto importante, la nostra comunità si sta invecchiando, ci piace di vedere queste feste, ci piace di sapere quello che succede, come facciamo? Ecco che siamo iniziati questo cammino. Questo cammino si può fare e non ho voluto di preparare i programmi, ho solo insistito nel comitato che era molto importante di fare un incontro pubblico con voi. Questo incontro era stato quasi disegnato da novembre in poi, però non siamo voluti andare prima perché non eravamo pronti e ancora oggi non siamo pronti. Però era importante che prima che andavamo ancora avanti, era importante di vedere, di domandare a voi se voi volevate, se c'era l'interesse della nostra comunità. E io qui vi ringrazio perché la vostra presenza stasera ci dà ancora coraggio di dire: va bene, continuiamo ancora a far sì che anche quest'altro strumento importantissimo, che non siamo avuto l'opportunità prima noi. Se volete dare una notizia fra le nostre associazioni, arrivano degli ospiti, arrivano delle squadre dall'Italia, quello che succede, come fate? Quella piccola ora della radio italiana, che hanno fatto tanto bene. Il globo, dobbiamo dirlo una settimana prima, due settimane prima. Se c'è qualcosa di urgente, come facciamo? Vedete che è importantissimo. Io questo chiedo alle associazioni, ai clubs, a tutti coloro che usano e ne fanno uso, ai members di queste associazioni, che poi nel futuro informiamo, perché ancora non siamo pronti, appena che ci incontriamo. Ancora il comitato di 33 non si è ancora incontrato. Ognuno di noi ha un'idea. Speriamo di mettere queste idee insieme e speriamo che col vostro aiuto, col vostro appoggio, si sono fatte delle grandi cose
E io penso, con l'aiuto, è qui. Vorrebbe chiamare a Padre Bernardino se ci dà la benedizione. No? La benedizione? Padre Bernardino, venite, dai. Io ora chiedo, prima di dare la parola a Padre Bernardino, perché è molto corto, a coloro che hanno promesso di aiutarci al bar, perché c'è un mucchio di bevande, potete stare quanto volete. In questa zona ci abbiamo 24 ore di licenza. So, potete stare quando voi volete, non vi preoccupate. Se volete qualcosa da bere, facciamo il meglio. Coloro che si hanno promessi di aiutare. E poi c'è anche una brava signora che si è promesso di andare da Giovanni Viscione. La signora Spagnolo, dov'è? E la ringraziamo perché è andata a prendere dei taralli. Andatela a prendere, metteteli pronto, che dei taralli che ha presi. Allora io, se ci date ancora un minuto, ora voglio passare la parola a Padre Bernardino. Speriamo che la benedizione sia per tutti gli italiani del Sud Australia. Amici, come vi dissi ieri mattina sulla radio, lasciate perdere le vostre differenze. A tutti coloro che sanno chi sa scrivere, chi sa parlare, chi sa fare il video, fatevi avanti. Se non è stato possibile finora e siete capaci, noi non siamo, io non sono capace, non voglio dire noi perché ci sono dei professori, però io non sono capace. Fatevi avanti, ci sarà posto per tutti, non andate brontolando, perché avete stati tutti invitati, sono stati tutti invitati, e io so che c'è qua persone che poteva essere qui stasera, non è presente, ma si facciano avanti, ci scrivono, ci informano, perché è importante di prendere la collaborazione, e speriamo di arrivare a un punto dove ci può essere in Sud Australia un centro di informazione. Va bene? Ora passo per la benedizione. Non scappare qua. Qui adesso, come al solito, facciamo sempre l'articolo il, perché tu siamo, tutti e due siamo pelle e ossa, io sono alto, lui è basso, l'articolo il di che cosa? Il convegno di questa sera. Giovanni Di Fede lo conosco abbastanza bene, è uno che ha il potere di catalizzare, cioè a dire di quando assieme inondare, direi addirittura, si parla già di onde, un entusiasmo, questo entusiasmo poi anche alla creazione di ciò che si vuole. L'ha dimostrato quando abbiamo costruito la Chiesa, è stato l'elemento catalizzatore di tutto quanto la nostra costruzione. Dunque dicevo che, prima di tutto, è un po' furbacchione però anche, nel senso che presuppone già la benedizione, invece la benedizione è un pochino prematura. Eh sì, prematura, perché poco fa è stato detto che la televisione è un elemento, uno strumento universale di cultura, eccetera, eccetera. Beh, io farei delle eccezioni. Prima di tutto direi che siamo entrati nell'epoca della civiltà delle immagini. L'immagine bypass è tutto finito. Il vero strumento della cultura, della formazione, in qualsiasi tipo di cosa, anche nei partiti, eccetera, è sempre, rimane sempre la stampa. Leggi, rileggi, rifai, rileggi tante volte. Uno, sono rimasto però, ecco perché la benedizione è un pochino prematura, sono rimasto agghiacciato, perché non so se, proprio niente, sono agghiacciato per quel che sarà poi il futuro. Ad ogni modo, già che sono stati invitati di questo, auguro anche da parte mia, come già detto il nostro signor Console, è un successo anche immediato, per quanto è possibile, affinché questa realtà diventi veramente realtà, non soltanto a parole ma nei fatti. Quindi tanti e tanti auguri a tutti quanti, con il mio entusiastico appoggio, certo c'è determinate condizioni, si capisce, fa sì che tutti quanti, la comunità, come detto il signor Romatiris e gli altri, venibus unitis, tutti uniti insieme, possiamo anche smuovere i monti, spostare il mare ai monti e il monte al mare. Allora non dico altro, una piccola benedizione ad lo stesso, altrimenti come si fa? Ma una piena è ancora prematura. Allora, grazie del vostro ascolto, scusate,
vado via e termino di fare così l'articolo, lo faremo un'altra prossima. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Di nuovo vi ringrazio e cosa vi dico? Buona fortuna e buonanotte. Buonasera, abbiamo con noi il professor Di Sessa, buonasera. Buonasera Giovanni. Professore, cosa ne pensa della serata? In anteprima il primo film di Tele 1, Radio e Televisione Italiana. Bene, sono rimasto meravigliato dell'affluenza del pubblico, che è stato veramente numeroso, e questo fa molto piacere, naturalmente grazie anche agli annunci di Radio Italiana e l'impegno che la Radio e Televisione Italiana ha preso. Naturalmente il filmato che ho avuto il piacere di vedere sono all'altezza della professionalità, ma questo dovrà essere ancora migliore nel futuro. Voglio dire alla nostra comunità che come la radio 20 anni fa divenne una realtà, anche la radio e televisione italiana diverrà una realtà, con programmi portati gratis nelle vostre case, portare quell'immagine di noi italiani e, come dai tanti discorsi è stato detto, di tenere la comunità sempre unita per il bene nostro, per il buon nome dell'Italia e per l'Australia. Ringraziamo il professor Di Sessa. Ecco, vediamo qua che c'è un brindisi d'eccezione. Buonasera, abbiamo un altro del comitato della televisione italiana. Buonasera signor Scalzi. Buonasera Giovanni. Ecco, vedo già, cos'è? Brindiamo con l'acqua, invece dovrebbe essere un brindisi. No, qui c'è un po' di gin dentro. Ah, un po' di gin. Sì, sì. Bene, passiamo ancora in giro. Grazie. Ecco, passiamo al signor Maglieri. Siamo certi che il signor Maglieri sarà uno dei maggiori sponsor della Radio e Televisione Italiana. Cosa ne pensa del lancio ufficiale questa sera in anteprima? Bellissimo, tanta gente qui stasera, io non l'aspettavo personalmente, veramente. Signor Maglieri, lei diventerà uno dei maggiori sponsor della Radio e Televisione Italiana? Senz'altro, sono sempre stato. Questa volta non mi tiro indietro, va. Cosa ne pensa del lavoro presentato questa sera alla comunità italiana e in particolare il montaggio eccezionale preparato dal signor Minorchio? Fantastico, lui è sempre uno dei bravi, uno dei migliori qui in Adelaide. Bene, quindi ricordatevi anche a McLaren Vell, Tele 1, Radio Televisione Italiana. Sì, senz'altro. Buonasera. Bene, abbiamo uno appena arrivato dall'Italia qua, ecco qua, signor Monteleone, buonasera. Ciao Giovanni. Signor Monteleone, appena arrivato dall'Italia, cosa ne pensa di trovarsi in Australia e avere un programma televisivo qui appunto in una terra che non è casa nostra? Mi metto un po' in imbarazzo. Perché in imbarazzo? Ma la mia soddisfazione stasera è stata quella di aver partecipato a questa riunione. È un po' come sentirmi a casa mia, ecco, quello che è importante, la novità che questa nuova televisione porterà nelle case di tutti gli italiani in Sud Australia è quelli di farli sentire un po' più italiani, di non farli sentire isolati, così lontani dalla loro patria, ma di dargli qualcosa in più che è mancato fino ad oggi. Per questo grazie a tutte quelle persone che hanno lavorato per darci questa bella soddisfazione. Bene, io adesso vorrei avvicinare in particolare un po' di donne. Ecco qua, una signora di passaggio. Ciao. Buonasera signora. Come va? Lei è nata qui in Australia o in Italia? No, in Italia. Bene, da quanti anni che è qui in Australia? Ho 23 anni. Cosa ne pensa della radio televisione italiana? Excellent, very nice. Ha visto il lavoro questa sera presentato, il montaggio del signor Minorchi. Cosa ne pensa? Radio e televisione italiana dovrebbe essere qualche cosa di grande successo? Yes, sì, sì. Quindi lei spargerà la voce e si ricorderà Radio e Televisione Italiana. Sì. Come si chiama signora? Tina. Tina come? Tina Leucci. Grazie, buonasera. Avviciniamo qualche altra signora, ecco qua, passiamo in mezzo. Ecco, abbiamo delle assidue della radio e adesso televisione. Signora Laia, buonasera. Buonasera. Si è spaventata del microfono. Cosa ne pensa del lavoro preparato questa sera dalla Radio e Televisione Italiana, Tele 1? È stata una cosa veramente bellissima, è tanto piacere che la comunità italiana sia fatta sempre avanti e che continua a farsi avanti e che questa televisione verrà messa quando più presto possibile. Lei aiuterà e cercherà di non solo dico finanziariamente, ma anche a spargere la voce, a far sapere che esiste una televisione italiana, Tele 1? Sì, su questo ci può contare perché io farò sempre del mio meglio per fare pubblicità, tanto per i cantanti, per l'associazione, per la radio, per tutto. Mi dispiace interrompere questo discorso eccezionale, abbiamo con noi Nick Bianco.
Buonasera. Buonasera. Senti Nick, sei nato in Australia o in Italia? In Italia. Da quanti anni che sei qui in Australia? Avevo 11 anni quando sono venuto qua, ce n'ho 47 e allora sono 36 anni. Cosa ne pensi della radio televisione italiana? Questa sera si parla di Tele 1, cosa ne pensa? Penso che è una buona idea, almeno possiamo vedere qualcosa tra noi, sì. I suoi figli e sua moglie ascoltano la radio di tanto in tanto? Ogni tanto si l'ascoltano. Ma adesso che lei sicuramente diventerà uno dei maggiori sponsor della Tele 1, vero? Speriamo, penso di sì. Quindi non è una promessa, è solo un interrogativo, ma sicuramente sarà una promessa, vero? Sì, una mezza promessa. Una mezza promessa. Va bene, Nick Bianco, ti ringraziamo e speriamo di avere anche l'aiuto finanziario, perché oggi è una cosa che serve per Tele 1. Grazie mille. Lei come si chiama, signora? Lina Castellucci. Signora Castellucci, cosa ne pensa della televisione italiana? Beh, è una cosa molto buona, no? Vedere, ci divertiamo a vedere le cose buone. Che non mettono i film sporchi, quelle non mi piacciono. No, non ci saranno film pornografici, grazie mille. Vieni, vieni qua. Ecco, entriamo a far parte di qualche gruppo di associazione. Buonasera. Buonasera Giovanni. Buonasera. Buonasera. Signor? Baldino. Signor Baldino, appartiene a qualche associazione? Sì. Quale? San Rocco. San Rocco. Ecco qua. Don, buonasera. Scusa Giovanni, sto mangiando. Buonasera. Senti Don, sei in ripresa, difatti la televisione ti sta riprendendo. Cosa ne pensi della presentazione di Tele 1 di questa sera? Buonissima idea. Se va bene come va, quello ci occorre a noi. Pensi che le associazioni dovrebbero aiutare a questo progetto, che è un progetto poi della comunità italiana? Tutto dipende dalla comunità, dai soci, no? È difficile dirlo. No, ma io ho detto... Opinione pensi, mia. Sì, opinione. Pensi che dovrebbe aiutare... Aiuterebbero, dipende quando possono, sai com'è. Ognuno ha quando può portare il peso, ma penso che aiuterebbero un po'. Va bene, grazie. Abbiamo un altro signore, buonasera. Buonasera. Lei di quale associazione? Molinara Club. Il Molinara Club, secondo lei, dovrebbe dare una mano a questo progetto che poi fa parte della comunità italiana, Tele 1? Per me penso che tutti i club italiani devono supportare la cosa italiana, è una cosa molto giusta. Pensi che è una buona cosa? Sì, moltissimo. Ha visto il programma di questa sera, cosa sì. Ne pensa? Oh, abbastanza bene, sì. Bene, questo è solo, come diceva Di Fede, un aperitivo di quello che sarà la televisione italiana. Per vedere quello che fu abbastanza benissimo. Passiamo ancora in mezzo qua, intanto ci danno la mano. Vogliamo andare fino in fondo? Abbiamo il nostro Carmen Minori. Buonasera, buonasera. Questa è la televisione. Parliamo col signor? Io. Guardi la telecamera. Ah. Lei signor? Vincenzo. Vincenzo come? Fragnito. Signor Fragnito, appartiene a qualche associazione? Associazione, qualsiasi generazione. C'ho la testa di... Lei questa sera ha visto quello che è stato presentato in italiano, sì. Cosa ne pensa? Bene, bene, bene. Quindi pensa che gli italiani dovrebbero avere la televisione sullo stadio? Per lo meno credi di sì. La ringraziamo. Grazie. Ecco Antonio, vieni qua. Dimmi Giovanni. Toni Severino abbiamo con noi. Toni, cosa ne pensa? Diciamo che la televisione italiana ormai non è più un sogno, è la realtà degli italiani. Sarà una realtà ed è una cosa buonissima. Pensi che le associazioni dovrebbero aiutare? Dovrebbero aiutare molto, perché per l'associazione è molto più importante di noi. Va bene, d'accordo. Ecco. Questo è quello che sarà la televisione italiana, ecco qua, in famiglia uno potrà vedere esattamente tutto quello che sta succedendo fuori casa, la moglie vedrà che il marito comincia ad andare con la moglie, l'amante, l'amica, ci saranno tanti problemi, non lo so. Lei il signor? Brianni. Signor Brianni, lei stasera ha visto un sunto di quello che potrebbe essere la radio televisione italiana, cosa ne pensa? Io penso che è una buonissima idea, tutti... Per tutti gli italiani che siamo all'estero. Secondo lei quanti anni che è qui in Australia? Io ho 29 anni. 29 anni, e quindi si aspettava mai una televisione italiana qui? Sembrava un pochettino impossibile, ma come sembra, quello che non si può, si fa. Ecco, adesso è possibile. Adesso ogni italiano, secondo la sua opinione, signor Brianni, dovrebbe aiutare, perché la televisione italiana è una televisione comunitaria, una televisione che senza l'aiuto, senza l'appoggio di tutti gli italiani non potrebbe andare in onda. Cosa ne pensi? Io penso che sì, penso che tutti quelli che stiamo qua, almeno tutti, daranno qualcosa per far sì che questo programma va in onda e
e che tutto va bene. Ringraziamo signor Briani. Ok, allora passiamo ancora al bar, arriveremo al barista direttamente e poi, scusi signore, stiamo riprendendo. Buonasera. Ecco, abbiamo la barista. Buonasera signora. Buonasera. Come buonasera. Signora, lei sta in televisione, anche se lei non si vede, si vedrà. Scusi. Ecco, signora, ci dica un po', cosa ne pensa della televisione italiana? È una cosa molto fantastica, perché a me mi piace guardare la televisione e ascoltare la radio la mattina. Quindi è un buon matrimonio, come lo definisce Giovanni Di Fede, quello della radio e televisione italiana. Vogliamo fare un brindisi alla televisione italiana, ragazzi, dai! Auguri a questa radio. Basta, basta, basta! Dai, forza, ragazzi! Alla buona salute, va! A saluto a lui e da Radio Italiana e della televisione italiana. Ma a me quando è una cosa che si parla di italiani è sempre bello di aiutare, è sempre bello di accettare che nemmeno stiamo tutti uniti insieme. Benissimo, e quindi gentilissimi telespettatori, a nome della televisione italiana, Radio Televisione Italiana, con voi Giovanni Di Malta, a tutti buonasera, grazie.